Signore e signori, buonasera e grazie. Grazie di essere qui. Questo è per voi, questo applauso è per tutti voi che ci siete stasera e per tutti quelli che ci sono stati nelle precedenti due serate a riempire questa sala. L'ho detto in più occasioni, ma lo voglio ripetere stasera. I luoghi vanno abitati. Vanno abitati i luoghi fisici, come questo, vanno abitati i luoghi della mente e i luoghi dell'anima. E credo che in queste occasioni noi facciamo tutto questo, ci appropriamo degli spazi comuni, perché noi siamo qui dietro il palco ad esibirci per voi e con voi questa sera. E quindi vive in questo un luogo che non è soltanto fisico, un teatro non è solo uno spazio, ma un teatro è un luogo che dilata i suoi confini, le sue dimensioni e si apre a quello che l'animo umano sa concepire e realizzare. Credo poi che esistono luoghi della mente, del ricordo, e che sono poi i nostri luoghi dell'anima. Noi quest'estate abbiamo messo in scena Pranzo al Sacco, una storia ambientata a Castro, al Ponte della Mola, nel 1956, e ci è piaciuto così tanto a noi che l'abbiamo realizzato. Quei personaggi li abbiamo sentiti così nostri, così appartenenti al nostro vissuto, alle nostre famiglie, che non ce la siamo sentita di riporli nella cassa degli oggetti del teatro. Ed è per questo che abbiamo pensato di farli rivivere ancora un po' in questo Natale in casa al Formello, che è l'ideale prosecuzione di quello che abbiamo messo in scena quest'estate. Se fossimo dei cinefili di un certo livello diremmo che è un sequel, è una prosecuzione, insomma. Dove ci eravamo lasciati? Con una famigliola patriarcale nostrana, quindi tata, il padre, poi le due coppie di sposi, una con figli, una senza figli ancora, e poi la zia, zitella, rimasta in casa, e tanti altri personaggi di contorno, dal pescatore al pittore francese, cioè tutti coloro, il parroco, ecco, ci saranno tutti quanti, ad eccezione del parroco che viene sostituito. C'è di nuovo la famigliola romana che oramai si è inglobata in questa realtà, la vive intensamente a modo suo, nel senso che l'integrazione è ancora un po' farraginosa, però insomma si andrà avanti su questa strada. E quindi ecco, credo così di avervi fatto una panoramica su questo nuovo spettacolo e anche sul perché, si capisce forse dall'entusiasmo con cui ne parliamo, perché veramente ci piace fare questo, perché intanto ci permette di esprimerci tutti noi della compagnia, ma anche perché ci permette di parlare di questo nostro paese, di questa nostra realtà, di questa nostra comunità, perché in fondo ne parliamo al passato, ma cercando di far sì che quel passato sia sempre presente e che sia l'appoggio per saltare verso il futuro senza troppi pericoli. Quindi non metto altre chiacchiere in mezzo se non per fare un ringraziamento ora, stavolta lo voglio fare all'inizio piuttosto che alla fine dello spettacolo, perché rispetto a, diciamo, le nostre esibizioni passate, in queste serate abbiamo l'apporto di intanto del maestro Francesco Lombardi, che nonostante questo per i musicisti sia un periodo di grandi impegni, lui ci ha riservato queste serate per poter essere con noi e per permetterci di esprimerci al meglio. E ringrazio anche Diego Rossi perché ci ha dedicato per più di qualche serata, perché è venuto a sentirci alle prove, è uno di noi,
però voglio fargli un plauso veramente stasera, perché è un bravo ragazzo, perché è un ragazzo che ha passione per quella che mi auguro diventi veramente la sua professione del futuro, perché è veramente bravo, è serio nel suo essere gioviale, disponibile e sempre allegro. Grazie a te. E adesso, a questo punto, non resta che dire buio. Sì, scritto qua,
Valletta? Giuseppe. 21. Il re? 10. Donara? 22. Donara con la cavalla? 32. Donare con la cavalla a denara? Sempre 31! No! Donare con la cavalla a denara, cavalletta reale! E allora con il Giappone su! Manco domine Dio! Si capito? Lo so capito, lo so capito! Però a me mi sembra che ha mancato un po' troppo tempo, ma come fa comida ua però! Ma tu sei sicuro che resti a fare? Di certo! 3 anni di denaro! Allora, perché la scuola non ho imparato niente. Ma come non ho imparato niente? Greco, latino, teologia, filosofia. Ma sono gli capi di Grimaldi, tu non sai manco mi scaricare. Ma come non sai che mi scaricare? Ma se fa tombola. Ma tombola, sai che faccio. Allora stiamo a cavare. Caccio il numero, faccio le scarpe, Ma forse mi dirai, sarà stato un uragano. Astrid, si dice, un uragano. E poi hanno la getta, solo che è più rossa, tutta questa in spalia la piena. L'ingazzata io non lo sapevo. A te ma lo sai. Il vocabolario è servito, italiano può farlo? Può fare in italiano. Da quando sei stato un anno a poco con Cittadina, ancora non cassare il servizio che vado a fare. Andiamo su, ma stiamo a sta pasta. Da che sta sembrando a fare qualcosa che già mette manco usare la minestra. Sì, io ti lo ringraziamo. Solo mi sta ad aiutare. Cungia la casa di mi sta ad imparare a parlare a stress con niente... Fuzza! Sì, ma via! Oh, via, che fa? Andiamo con la nostra cena, che la puttana è andata a parlare a carriera la messa, mi sanno via, marato. La rispettata la donghi. Allora, aspetta, ci sta tutto, aspetta, allora... se la spintuzzava con goccia, se la vedi spintuzzava con goccia. Bacca la molla, l'hai cacciata. La mastella con il cristello stava vedendo la rosa. Via da essa, che sta la rosa. Che è questa? Stiamo la pignata in cima di fuoco. Questa puzza dell'osso, sicuro che si è già stata prolificata. Che manca? Che manca allora? Il capitone lo fa per... Scusate. Gli capitona di pizzetto che gli porta il spittato. Oh, no, no, sì. Dai, dai, andiamo, parliamo che sto a fare che cosa. Tu, ma non lo sai, ma allora. Allora, quando sa, la maestra è santa. Alla via, della canale, è caduce. Quello che è giusto è giusto. Vabbè, io non sto a dire niente, sto a dire pure pure girato stasera. Ma intanto, Leo sta zoccola a voi. Che si fa a riposare il cuore. Quando è il cuore? Ma come quando è il cuore? È quello che serve, no? Gli avviene non corrono più e la stagione non corre di meno. Si capite? Non so. E allora guarda qua. All'uomo, gli appallocchi, il ruolo. All'uomo, gli appallocchi, il ruolo. Di cu, inverno. Allunghi, e appallunghi. I ruoti. Sì,
sia allora. Marito, no marito, ma che c'entra amore? Ma marito tu c'entra, che dopo la spoglia si digerisce meglio. Prima all'aereo bene. Quando era aperta, no, la bucchia. Che stai così? Stiene. La bucchia. Stiene. Guarda qua. Ma per l'usto pure! In noi aspetti di questa casa! Stienna, pieno, pieno! Vabbè, marito! Allora! Ah, magari! Prova a dormire! Allora! Stienna, pieno, pieno! No, alle 5 proprio da est. Ma che è successo? Ma che gli tu dirai con un giro di sole che c'è negli occhi? Appaiono come gli cani a regalo. Oh, mamma, ma chi si ci fa saltare la testa? Ma chi si ci fa saltare la famiglia, cavolo che? Se però mi ha provato a parlarci, a fargli ragionare. Da tutto quello che mi chiamano a furcinare. Oh, io ho solamente provato a fare riferimento al valore universale dell'amicizia. A esempi di virtuosa amicizia, da padre poi Achille, a Euriale e Nis. Che ho fatto che lo dice! Scusate, che certo è bello, mi prendono la mano. Vado la mano! Ma siete chi? Ma Dio mio, ma se siete andato fuori, ma gli siete? Spesso di doppia! Ma gli siete? Qua ci volesse solo di lei. Ma di là ci volesse Don Fulgenzio. Ma da quando è diventato vescovo non è facile parlarci, però a quanto mi dicono pure il sostituto non è male, non so, e cammino fa una cosa, le vai a chiamare il ciclo vecchio. Ma no. Ma come no? Ma è la vigilia di Natale, no? Se non ha cantato la domenica, chi gli pensa no, no? Ma guarda che con tutto che è la vigilia, chi sa domani ci fa un report di Natale? Va bene, sì, su. Poi, guarda, lo guarda sto agliuno perché è stato solo da troppo dietro. Trigger, no, guarda, no, non si fa, no, no, ma no, guarda, no, trigger. Ma che è sta cosa? Sono cimetti! Voglio tempo che c'è alcun degli avvocati che avete. Voglio potevo dire. Tu non pensai che le che tu gli avvocati. Pensa che le che te ne hai quel giudice. Rafagano, usurpatore, Zulù e uomo primitivo. Mira la parte mia, va. Che prima sera gli appena la fossa di stato. Che buono da fare. Va bene, non te la bevo un po'. Calma. No, calma. E tu pure a me fai il favore, sia mai con mamma, Tanto si dà una calma. Calma. Prova con calma. Con un... Vedete di... Che ci diede a fare la lambretta? Se passa la corriera,
magari a mezzo a casa, che si trasporta a mezzo alla fabbrica, da Calallofi che da Pietra. Che ci deve fare la mezza? Ma tu, metto tu che potevo farti quando ci va? Potevi andare in giro comica, fare via più comica, in poi potremmo passare pure all'osteria a farci una buta e una partita a carne. Sconsiderato, ma non lo allora. Ma non mi chiedi che ci deve fare la vacca da parte. Quando? Stasera, ragazzi, a via, tutto lì. Vole di spaccio. Intanto tanto che la roba, prendi un po' di di cosa, come mi dicevo tu, io figo chi, che ci chiede a mano. Noi a tagli di tempo gli soldi non ti puoi accettare, che la forza non può. Perché ci deve fare? Stasi senza soldi, ma se? Se? Se arrivano a bucate, ti faccio pisciare rota, sai? Se ti arrivano a roba, tanto sì. Ma sto calma, lo vedi, ma sto puzza dell'offro, però che? Ma sarei cagata sopra! Ah, guarda il grido! Buonasera, avvocato! Buonasera, Giulia! Buonasera, oh, nonna! Ha buttato pure la cosa di Mario Romano! Benvenuto in questa lunga dimora! Grazie, mega circolo! Prego, mi sponga di nuovo il problema e mi raccomando con l'ovizia, eh! Con l'ovizia, sì! Guarda, non si vede una mia parola, dividi, ti ho mutato per dire santa occasione. Lo vedo. Lui è meno che non è! Ma sì, l'altro vero, ma deve dire via! Mi sentite ora che sta minaccia? Sono 5 anni di vacanza di Catatacchio! Allora, diamoci una calmata, signore! Ma poi ci ritorno! No, 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 no! Lo sfociamo che è peccato, ma noi... Tanto più, no! Tanto più che io e la mia signora, dobbiamo ancora provvedere al cenone. Poi questo odore acre e immondiccio. No, fate! Per carità, o cance da letta, poco ci mette. Va bene, ho capito. Comunque bisogna darsi una calmata, signore, eh? E visto che voi due non ci riuscite, ci penso io. Allora, da che qui presente il meccanico mi accennò la vexata questio, mi accinsi allo studio pedissequo, già che il fondo come prima era un da vecchio. Forse c'è un mezzamento più latino che il dono certo. Sia benedetta a nostro amore. Sempre sia salvato. Diciamo che sarà la canalora, in America già arriviamo. Forse tu ci arriverai pure, ma noi non so. Non so, va bene. Allora te lo dico in questi termini. Strict to sense. Oh, ma avvocato, ma tu per posto, ma tu come avvocato? Scusate, questa è la visita di latini, avvocati. Comunque voi due piuttosto, datemi più informazioni, perché non mi ci state facendo capire nulla. Insomma, il bue di chi è? È di mia! È di mia! È di nuovo! È di vostro, su! Comunque prendi viso! Ma con il cravo! Non di per sé, ovvero un bene condiviso non è un male, almeno che non lo si vede anche per una quota parte. Non avete fatto? No. Allora signori, il diritto positivo prevede che qualora due soggetti siano comproprietari di uno stesso bene. Avvocato, se come si è fallicinato come accenno di professore, non li conosce gente. No, non li conosce. Non è gli atti. E gli atti hanno finito a fare la cosa, non li miei gli atti. Prima che cominci a fare cose, come accenno di professore, è giusto che tu sappi. Sappi! Tu sappi, isso sappi! No, tutta! Tu sappi, isso sappi! No, sappi! Sappi, se ben ho capito, voce del vecchio sapere, sappi! È giusto che tu sappi che il Rocco non è normale! Chi è questo Rocco adesso? Ma il buono! Voce del vecchio sapere! Chi è la razza bianca da Barbonsa, che se c'è un tecno avrete cadato adesso? Via, via! Tira come una raia! Che fiore, che corna, che pallacci che te! Bianchi che di solo c'è un cerro, ma la porcella! Oh, io ogni volta che fecca da Ienga! La botta da dai! Ma è un toro! In che toro? Sempre peggio! Che toro è questo? Certo, perché ne vengono macellato, ci sarebbe un abbattimento del valore! E a questo punto mi chiedo qui protest! Lui, oh, è che prosto, è un cazzo! Io sono chiamato e dico mamma era spartito i soldi una volta che si è ucciso,
rock. Non se ne riesce rock, che non è se muore, mi scannino, mi ci sta qui, non ce ne parla più. Mi lancio, ma Izzo, come no? O facciamo come gli agnelli a Pasqua, che mo ce ne trovano una cialarra di salara che puzza di palo spaccato. Oh. Quando ti guardi gli occhi tutti duri, bastano le cornazze e ding 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 ding, come fino alla frigida. Che posso fare con la mano? Però che non può fare niente, che gli fa... Vai, c'è, vai, casino! Ma tu dov'è che la gente basta che guida una iota di sangue? Margherita Sante Porco, sì! Ah! E non ho capito, la bambina gli può. Io ti scordo, io non mi dico. Va bene detto Dio, e mi ripeto, signore. Voi proprio... Ma non la mosca, però. Ma che ce l'ho a macellare una povera bestia per ricavare, sembra un pinto del valore. Ma come, appunto? A nessuno, a chi c'è? A nessuno, Uga. E a chi si stava a cacciare, signore? Esatto. No, fammi a me che li conosco per andare a un bardaccio. No. Non ci va, non ci va. Siete presentati alla casa mia che non tenavate mai un pezzo di metto un che e io me l'avevo accolto ugualmente. Grazie. Poi è venuto a guerra e siete partiti in programma che voi ancora più curini più di noi di più e siete fatti fare l'ingegnere con Matteo i Gallinari con Palasera non c'è sta nessuno, erano tutti ma sto per me l'ho fatto, ho aspettato fedelmente la mia zia, se ne so grazie a Don Fulgenzio si aspettate lo stamore bene, grazie per lavorare la fabbrica ci si pone sul lavare e voi state cacciando gli uomini e io non ne chiedo qui è santissima voce ma sentate a me ma vi piace di per sé un po' che c'è da me che c'è da me ma ti sento un po' ma vuoi rispondere a donna vi piace di per sé ti buona dalla ma ti sento un po' da ma vi piace di per sé chi c'è? Guarda allora si infilava tutto, fatto risposta, ma io che faccio? Ci ha partito lì così. Che faccio? Solo ci metti! Oh, ci mancava solo un fai di nostro qua nuovo, Ma che sei chiamato tua? Sto un mondo me lo faccio! Fermi da queste guarda che schina là, mamma guarda che schina, togliete fino a fondo, Ah, ma ne sei implicato in quale più conosco? Ma non sto giornato, niente, ci ero messo più di un pochino, manco la ragoglia. Lavatelo con sto coso luce, eh? Andate a vedere questa serpe mascherata. Ma che so, capito? Ma guarda che piedi, guarda. Si bella che pare una bambola, ma cos'è che ci volesse avere niente a che fare? Non mi accorgo, a tuo suono la salsicchia ci stava con te. Altrimenti aspettiamo, ma ti mangiano la salsicchia. Vil vento, peluso, questa terra. Mi saliano porti. È vigilia. Ma io mi mangio di pesce tutto gli anni, no? Come faccio a fare vigilia? Ma se tu ti mangi la salsicchia, io che faccio?
Penitenza, beh, un po' di penitenza non farebbe. Arriva la moglie del cefista. Questa è una sera. Buonasera. In nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo. Amen. Ma non bisogna eccedere. Es modus in rectus, in medius ad virtus, manus sine adversario virtus. E tanto un merco. Lupus in fabbrica in vagina mentum. Ci capisciamo che cosa con buonasera. Qua pagate il latino, ma qua la situazione è gravida. Oh, santa vergine! Chi è gravido adesso? Ma mi dica che è vergine! Ma mica tutto vuole essere un fuggente! Sì, prendete a posto a mosè! Visto che c'è? Fa tu, fa di casa tutte e sì. Fa tutte e sì. Fa tutte e sì. Fa tutte e sì. Fa tutte e sì. Allora, a quanto vi è dato sapere, questi due giovani, Erasmo e Menegildo, amici da sempre, e poi Guinaldi, da sempre sotali, per una banale divergenza di fortuna, iniziarono a litigare, al punto da rivolgersi a Napoli. Giusto? Giusto, sì, ma chi ce l'ha detto tutto il mio sacchetto? Ma l'hai più cercato? Ci ho sentito tutti. Ormai che Don Sabatino fa chi stanno in questi tecnici. Erasmo e del Benegito, con proprietari di un verdure di Cazza Bianca, tutti per ordinare il bene, ma ognuno per uno scopo diverso. L'uno per acquistare una lambretta per andare in fabbrica, l'altro per comprare una vacca da latte. Ovviamente il ricavo di una vendita non riuscirebbe a soddisfare entrambi i desideri e dunque i due soggetti sono arrivati. Cara avvocate, grazie per la sua minuta e accurata descrizione, anche perché è data senza scopo di lucro. Come senza scopo di lucro? E in primis oggi è la vigilia di Natale e lavorare è peccato. Guadampiato da questa situazione è ancora più grave. Ho capito, Don Sabatino, tutto gratis oggi. Tutto gratis. È t'amore dei! Ma come può fare? C'è da segnare a Santuccio. E quindi? Vediamo di trovare una soluzione. Orbene, con l'aiuto di Dio, questa la devo, e la buona volontà degli uomini. Dico bene? Dice bene, dice bene. Allora, fonti sicure mi dicono che proprio ieri il toro di Gaetano, quello che tiene la monta taurina al capocroce, è rimasto un cavallo e una ierba e ha stirato del sangue. Ma sta fonte sicura, no? C'è stato il vento di... furbo da schiavare questo toro? Suppongo di sì. Suppongo? Vedi il baonte? Suppongo? 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 Ma è palla da fare!
indecente. No, no, non fa da dire. A me con la bestia mi ci piace tanto. Perché sono contento per stare male dominato. E che c'è? So io cosa c'entra. Ho studiato a fondo la situazione e vedo un po' più lontano, se permettete. Essendo per così dire morto sul lavoro, palle di ferro, non venne per agi né nei paesi di Mitrofi un toro da monta in grado di tenere in testa Rocco, il campione di casa, e pertanto possono così ragionevolmente prevedersi per i suoi proprietari lauti guadagni nei futuri anni. Bravi avvocato! Bravi avvocato! Intanto, non sto con un po' da coccia ma taccia morta, ma sto anche con un palo a me. E qui gli spagni, cara! Le vie del Signore sono infinite. E non tutti i paesi che percorrono motorizzati. Io, per esempio, sono all'antica. Vado in bicicletta. E da quando Don Fulgenzio... E da quando Don Fulgenzio... Sempre si è saudato. E da quando Don Fulgenzio è diventato vescovo e qui dalla villeggiata della Curia... Ma non era Curia? No, no, no. Sono sempre Curia sul nord. E da quando Don Fulgenzio è diventato vescovo e qui dalla villeggiata della Curia... La sua, la prima. Giace in volto sotto il pennello della camera. Ma che diciamo che ve la potrei concedere in cambio di un bel ritrozzo di latte fresco di mattina. A quale padre? No, no, non facciamo. Ma tu sei sicuro che si c'è un vuoto al Fulgenzio? È una cacciata. E come no, che stai a pensare di mia? Ma guarda che la parentela mi pare ancora più stretta. È una ricotta al mese. Culo re! E meno male che una landetta che sarà da 1100 e poi ama. Comunque, ricchesse, state tranquille, che è pensiero di rock. Caisse lo sai che se... No, ci diciamo anch'io! Ma la sarai capita che rock è buono? Il mugno tu! Il mugnito sul pollo! Sul pollo, sul pollo! Bene, signore! Devo dire, no, a te, 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 a
sera ci ha mancato 30 e 31 per un sabatino strano le canzette di Magliaritale. Ma che va? Era ancora la ricca di Capitone, no? Che era la pasta calda, andava a andare, forte niente ci vanno in terra, no? E meglio che questa la perfetta con le vini della messa. Ma non esiste un piacere con le qualità. Ma tu che mi chiedi una pressagliata in purezza per farsi passare andare il masso. Mi sentite la mia come diceva? Cavolo, fratello! Ma che è sta puttana proprio? È solo ma ci mette? Ma quale ci mette? Che senso ci mette? Che? Ma sulla carta posta, siamo bruciati che è andata a dormire, chi sto qua lasciando lì? Si è andato a un rienne che la creatura, e tanto il culo con l'arrosto, ma sì. E tutti si Maria! E poi il giocatore da fuori. Cavolo il maggiore, che la rosta, come ci stai? Sembra il tuo figlio, che te ne vuoi spiancoglia. Degna sepoltura ai poveri resti della tredicesima di un povero professore feriti gloriosamente sugli archipiani del caos. Sentite che caos ha combinato! Ma dite che voglia io non vedo una questione. Ah, allora. In Berti tu ci sei domandato niente. Ma che c'hai da domandare? Io mi fido della mia famiglia. Non so capita! Ma è la vigilia di mezzanotte, è la vigilia della tarda, passa la mezzanotte. Ma io mi fido. È stato così. Ma lo sai a tutti? Chi è rimasto a badare quella creatura che chiedeva l'almoso per andare alla chiesa, adesso sono domani. Ma che ne sapete voi? Alla guerra! Ci ha venuta fatta finire sta rancia, che stia sempre che unica! Ma che bellino! Ma che fai Vicente, che è una creatura, mica la sono spugnata come uva. Una violenza. Magna via, che magna. Magna. Dove sarà? Ma dove sei portato qua, no? Ma chi se ne è la mamma? Una padre, che autunno! Ma non te lo vanno qua, e dopo si male che fai, è meglio! Thank you.
Allora, ma se paci no, chi è sculpito? Ah, allora, chi se te ne piglia? Piglia, prima da dire ah, che cosa dico? Allora? Allora, alla santé! E buon vento a te! Tagliate? Ecco le calderotte che ho salvato! Io, scusate, la ridico! Ecco le calderotte che hai salvato! Questo è un bellissimo stile. Io stavo in una mulizia da massera e poi ci mi tocca. Vabbè, allora se ti dimostri ci canta la limonata. Certo, beh. Caro bambino Gesù, la ninna nanna risuona dolce per te nella capanna. La ninna nanna che sa cantar la tua mamma, canta con gli angeli in cor, osanna. Guardando il viso si dolce tanto sereno, la mamma con grande amor ti stringe il seno. Le zampe storte. Albo! Luisa!
da quando tu ragioni? Sempre lì a manca a tombola. Ti cerco con la cucchiarella. La paura. Lavanda. Gli accartaggetta di voglio. Fiasco? No, quando mi sto ubriaco. Capitone. Bravo, prenda tu. Bravo. Ligoro! Prenda tutti, 47. Diti di Diglia, prenda Danielio, maggiore di tutti. Lecca pappone, piacido. Dammi, 87. Tata sotto di letto. Fiscia tu! Cino! Cipeppa! Cinquina! Guarda tu, gli è uno di cinque! Sei difficile, ditemi un po'. Dica, avvocato, gliene capitano mai di queste giornate? Quasi mai, purtroppo. Le storie che incontro nelle mie giornate, le invocano spesso di lui. E a te, Tata? Certo. Dove ti sei data tanta pena oggi? Perché non te veniva fatta da fa Natale in casa Cupiere? A te, te le chiedimo. Ma a te, guarda qua. A te, mo, ti piace il tuo presente? Contentezza, allegria, amore, ma soprattutto buona educazione. Ah. 23, pugno di culo! Quando sembra che stia finendo è la volta che inizia, quando sembra che sta iniziando magari ci vuole un po' di più. E vogliamo fare qualche ringraziamento questa sera, innanzitutto ringraziamo tutti voi, tutta la cittadinanza di Castro, che dal 9 luglio ci sta manifestando tutto il loro affetto, tutta la loro stima, ci stanno manifestando simpatia da quando abbiamo messo in scena Pranzo al Sacco. Noi non finiremo mai di ringraziarvi e proprio voi ci avete dato la spinta per scrivere questa, il sequel di quella scenetta con Natale in casa al Formello. Vogliamo ringraziare il Comune che si è dimostrato subito puntuale nel concederci tutte le strutture, nell'essere disponibile fin dal primo momento. Vogliamo ringraziare Diego al mixer per la puntualità e la professionalità con cui svolge il suo lavoro, Mastro Pizza che non ci fa mancare mai il suo supporto e che ha organizzato una cena di beneficenza qualche sera fa insieme a noi. Vogliamo ringraziare Paola Mattoni del giornale che si è resa disponibile per la distribuzione dei biglietti, Monica Fratelli per il suo lavoro al botteghino e per averci dato tutti i mobili della nostra, per allestire la scena, Sandro De Angelis per la stampa delle locandine, il maestro Francesco Lombardi che spero un giorno di conoscere, come ho detto anche se, chiedergli un autografo, Dalila per le riprese di queste sere che abbiamo passato insieme a voi. Anche Franco che stasera vedo che sta qui in mezzo a noi, è puntuale come sempre, magari qualche tempo fa ci sarebbe stato qualcun altro insieme a noi, che comunque voglio ricordare
voglio ricordare ringraziando la delegazione dei Wolf Ranger di Castro, che avete imparato a conoscere durante tutti questi anni e grazie ai quali nel 2009, voglio citarvi un aneddoto, in un giorno di aprile, credo fosse, subito dopo il terremoto dell'Aquila, ci hanno garantito la testa di ponte per organizzare una raccolta di beni umanitari. Io ed Ernesto ci mettemmo avanti, in un giorno riempimmo 9 camion e andammo all'Aquila grazie alla testa di ponte fornita dai Ranger. Io mi ferivo appunto ad Ernesto prima, sarebbe stato... Per fare tutto quello che facciamo noi, per fare tutto quello che fanno i Ranger, purtroppo a volte non basta solo l'impegno, serve anche qualcos'altro, non serve solo la passione, serve anche qualcos'altro. E quindi vorrei chiamare Don Sabatino. Don Sabatino? Benchi? Ah, chiamo anche Lorenzo? Benchi. Allora se gli amici miei vengono un attimo. Dai, veloci. Allora io ringrazio. Allora, innanzitutto ringrazio voi, poi ringrazio Nando, Giacinto, Gaetano e tutto il gruppo della teatrale della Carcia Madonna del Fornello. Poi vi porto... Carcia. Vi porto i saluti del nostro capo delegazione Silvano, che non può essere presente per motivi di lavoro. E ancora una volta grazie, perché è stato un immenso piacere, un orgoglio, per l'iniziativa che hanno avuto loro nei nostri confronti. Questa raccolta fondi che noi destineremo per la manutenzione del defibrillatore che abbiamo in nostro possesso. Purtroppo fare il volontario non è così semplice e molte volte, spesso servono anche soldi appunto per sostenere le spese. Le spese del defibrillatore sono ogni 3 anni il cambio della batteria e ogni 2 anni il cambio delle placche e poi degli elettrodi. E quindi questa beneficenza che abbiamo ricevuto a noi ci fa un grande piacere e un primo onore. Grazie. Vogliamo ringraziare anche ulteriormente Diego e Francesco e vogliamo dirvi che siete impagabili. Nel senso, non vedrete una lira! A parte gli scherzi, continuiamo andando avanti ringraziando ancora una volta l'amministrazione comunale che quest'estate congiuntamente al Circolo degli Anziani ci ha dato l'onore di poter inaugurare l'anfiteatro dietro al comune. Quella sera fu l'apoteosi per noi, rimanemmo fino a tardi e era come stare tra fratelli, in famiglia. Si è fatta mezzanotte, è diventato il 23, siamo passati al 24 agosto. Abbiamo fatto l'una, le due, le tre, siamo arrivati fino alle 3:30, io e Giacinto ci diciamo, Madonna come passa il tempo, non ce ne stiamo accorgendo, talmente era forte l'armonia che avevamo tra noi. Poi si sono fatte le 3:32, 3:33, 3:34, 3:35. Buonanotte! Ama, e
24 agosto, ore 3:36. Coraggio, svegliati, alzati, dai. Arriva in un attimo, con un gran rumore, con la sua scia di morte e dolore. Arriva all'improvviso, spegnendo ogni sorriso, spegnendo tutto, lasciando tutto distrutto. Resto sola, non so dove, sento urla, pianti e ho paura. È buio, dov'è mamma, dov'è papà? Da sola qui sotto è dura. E piango, sento dolore, dove sono? Qui è atroce, all'improvviso una luce, finalmente una voce. Ti prego, prendimi in braccio, ti prego, abbracciami, io non ce la faccio. Una voce che diventano mille, una luce, 10, 100, 1000 scintille. Vi sento, sei fuori, sei salva piccolina. Vi vedo, piango, ma è già mattina. Sono rimasta sola, tra qualche giorno si torna a scuola. Con molti troppi banchi rimasti vacanti, con molti troppi compagni diventati santi. C'è più di una lezione da prendere in questa situazione. L'amore della nostra gente, la solidarietà e la ricostruzione. Ma soprattutto non dar mai l'amore scontato. A Natale sempre l'amore va preso e l'amore va dato. Per la quale ringraziamo mio zio Giancarlo Girolami. C'è Lorenzo che vorrebbe dirvi qualcosa. Signore e signori, voglio rivolgere un grazie a voi che avete fermato i vostri impegni per venire a vedere noi, agli amici che mi hanno accompagnato in questo spettacolo e a chi ha permesso a noi bambini di partecipare a questo spettacolo. Grazie veramente. Buona serata. Thank you.
comunione e siccome questa è l'ultima... Bella signora!
facciato di occhio questa mattina? Che si c'è un pannello tuo? Mi fa un mannato. Ma un mannato, mi fa un mannato bello. Ci ha mannato. Ma un cucciato, un muta, mi ci ha mannato. In un conto di fatica arrivarono su pure con Gine, che te ne dico tu. In qua mi hanno detto che veniva da una cosa di giocattoluccio, di caramelle. Ci sta pure un conto di carbone, però. Ah, di carbone, ah, a chi? Ah, sta l'odio. Poi, fammi di una conta di caglione, però. E dopo diamo pure di rossa. Bravo, voglio! Io ho paura. Grazie di essere stati con noi questa sera, speriamo che un po' del calore che voi ci avete trasmesso sia arrivato anche a voi, calore, la luce qua, intanto. Spero che un po' di questo calore sia ritornato a voi da parte nostra. E, no, però Nando, a questo punto abbiamo ringraziato Francesco, abbiamo ringraziato Diego, tutti quanti quelli che ci sono stati vicini. Uno ci manca. Sì, Fulgenzio. Sì. Don Fulgenzio. Si è benedetto a nostra moglie. Certo. Che sta qua. Allora. Papà, vieni. Allora. Permettetemi stasera, infine, quindi, di ringraziare da parte mia tutti quanti questi magnifici amici che hanno condiviso questo percorso che dura ormai da qualche anno. Ecco, semplicemente Luca si è allontanato un po', ma sta sempre qua con noi. Quindi... ha detto che lo faremo cardinale. Ecco, una cosa che ci fa veramente piacere è che nel percorso non abbiamo perso nessuno, ma abbiamo acquistato, stiamo crescendo. Diventa sempre più difficile perché saremo 54 personaggi prossimamente, quindi sarà così, però è un vero piacere, è un vero piacere perché questo ci permette di parlare di questo paese, di questa terra, di questa gente, di queste tradizioni che noi amiamo profondamente.
E il fatto che voi siate qui per ascoltarci significa che non è un parlare invano. Quindi grazie ancora. Non li ringrazio uno per uno perché loro lo sanno quanta stima io abbia di loro. Vi voglio lasciare però con un saluto perché c'è qualcuno che voleva tanto essere presente, che è stato nominato spessissimo, però il lavoro non gli ha permesso di poter essere qui con noi questa sera, ma ci ha lasciato un messaggio. Sì, perché ci teneva veramente ad essere qui e a farvi arrivare tutta la... Vi arrivi forte la sua voce.